Eccoci qua, la voce è un po' così e il vecchietto ogni tanto va via anche la voce, eh? Cari amici pubblistoriani, bello sto termine, eh? Avete goduto con il meno 30, bla bla bla, su tutto? Bene, notizia, tutti gli anni è così, abbiamo fatto il boom, avete fatto il pieno dei prodotti, ci arriva in ritardo meno, in riunione oggi facciamo una cosa. Su alcuni prodotti sino esaurimento lasciamo il prezzo scontatissimo del meno 30 su prodotti già scontati. Viene avanti Tonelli e uno dice ce ne vuoi elencare alcuni? Ecco il Bappo che per la prima volta prende il quaderno da buon novello presentatori, no? Buonasera, ma chi se ne prega? Buonasera signore e signori. Allora Reggiseno, poi lo vedremo, ma cose che immaginate, le faccio immaginarle, ve lo dico, materassi che costano una cifra, potete avere ancora un prezzo promozionale, ma che materassi, eh? E poi lo vediamo. Pentola, qua è una grande novità, oggi state lì perché le sorprese sono tante, ma Bappo ce le butti e non ce le dici, abbiamo tempo, chi diceva chi ha tempo non aspetti tempo, chi? Non lo so, allora guardate questi prodotti, guardate questi guanti mille usi, non sono i guantini usa e getta che li mettete su, escono le dita dei piedi e le unghie in fondo, eh? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, stai lì con la tua comodo, no? Neanche se chiami Ursu si rompono. Questi guanti mille uso sono distribuiti a livello europeo di una grande azienda, li vendono a 3 euro. Hanno una durata illimitata, quindi per lavare i piatti, per il meccanico, per verniciare, per grattarsi la testa, quello che volete. Che cosa succede? Poi dite che non vi voglio bene. Su due prodotti di detergenza persona, shampoo eccetera, e detergenza casa, comprate due confezioni, non una che vi usa, se vi prendete già due confezioni con prezzi, scusate, 1,69 per 2, 4 euro, ripeto, alla cassa su ogni due prodotti, guanti da 3 euro in omaggio. Giallo verdi, la minestra è sempre quella, quindi in omaggio su due prodotti, praticamente i prodotti, i guanti non li pagate niente. Poi se volete acquistarli, perché non potete farne senza, vi pagate 2 euro, giusto? Che 1,99. Questa è la prima grande novità. Torniamo a pompa e andiamo a parlare. Stai lì con me, non andare troppo indietro. Di queste cose ce ne sono tanti, eh? I piatti sono finiti, avevamo bancarate di piatti, adesso vi faccio vedere alcuni esempi, alcuni prodotti, alcuni modelli di piatti, modello, marca, quale? Seguitemi. Ecco qua. Allora, in questo mese, quando verrete, tempo un giorno o due di consegna, un momento ve lo dico, l'hanno già consegnati, ci sarà la settimana del piatto, facciamo anche 15 giorni, facciamo che trovate una grande sorpresa. Ma attenzione, sono piatti, porcellana, made in Italy, non arriva dal tutto rispetto del Congo belga o della Pasquania o del Nord, con tutto rispetto per tutti, made in Italy, vi do la marca Zafferano, andate a vedere e guardate cosa costa un piatto. Io vi faccio vedere, posso? Alcuni modelli tondi, lavorati, li vedi bene?
disegno diverso, oggi mandiamo i piatti colorati con le stelline, fondo, sottofondo, per minestra, attenzione, insalatiere, porcellana, una così, sappiamo quanto può costare, eh? Guardate, andiamo avanti, piatti lavorati, disegnati, lavorati a mano, marca Zafferano. Io ve li faccio vedere così alcuni campioni, perché quando arriverete troverete bancali di piatti. Voi ne scegliete uno per modello, sceglietene due per modello, sceglietene cinque, sceglietene quanti ne volete. Ma il prezzo è interessante, andate a vedere marca Zafferano, un piatto così in ceramica lavorato, signori, meno di 8, 10, 11 euro, ma sto basso. Voi avrete due prezzi a scelta, anziché 10, 2,50, quelli grossi, eccetera. Quelli normali, anziché 5,90, che costa un piatto normale, 1,69 euro. 1,69 euro, ma io vi sbalordisco, io vi ho fatto vedere i campioni e ripeto, scusate la voce, quando arrivate trovate bancali di piatti e vi fate i servizi che volete, una marca italiana, Made in Italy. Il Made in Italy costa sempre di più, lo pagate una sciocchezza. Finché che ne divarre, voglio dire, non immaginate che poi viviamo piatti per tutta la vita. Una volta finiti i bancali, questo è l'interesse Public Store per i suoi tesserati. Novità, il giro lo fate sempre perché ne vale la pena. Ma adesso vi do un altro jolly. Amici, no, c'è Andrea, vieni, il capo qua di Lori. Andrea saluta. Ciao a tutti. Lui gli piace, basta qua un attimo in più, vediamolo un po' di più, inquadro in prima persona. L'hai visto? Buono, adesso può andare. Le piace lui, le piace. E bravo il nostro capo, poi vedremo anche la nostra Ilaria. Allora, amici motociclisti, adesso svenite, mi sposto un po'. Sapete che cos'è la marca dainese, leader mondiale nell'abbigliamento motociclistico? Pantaloni da moto sono rafforzati con le gomme all'interno, non si vedono, ma ci sono le gomme all'interno. Sono fatti in una certa maniera. Vedete dainese? Vedete dainese? Sono pantaloni uomo e donna tecnici, hanno tutte le varie certificazioni, sono pantaloni da 200-220 euro, quindi andate a vederli per i tesserati, amici motociclisti e non. Poi mi dicono che non li... cos'è sto rumore? Oh, non lo so, vabbè, viene da fuori, sarà una marmotta, non lo so. Mi dicono che non li comprano solo i motociclisti, ve la faccio breve, 219 euro, 49,90, un quarto del prezzo, modelli nuovi di quest'anno. Vi ho già detto troppe cose, ve ne dico altre, tu vai di là, io vado di là, ecco qua. E vediamo, continuare a parlare di novità. Allora, già ci chiedono qua i dipendenti che assistono, perché noi li registriamo quando il magazzino è vuoto, altrimenti c'è sempre vessa, non riesco a parlarvi. State bene a sentire, io ho preso un carrello così, è tanto per farvi vedere, eh? Sono lampadine Samsung, dico bene? Sì. Samsung nelle lampadine, voglio dire, sappiamo chi è Samsung nel mondo. Facciamo un esempio, vieni qua, non la prendo così, guarda. Allora, una per l'altra, voi una lampadina così la pagate dai 3 euro ai 3,50 euro, ci sono anche lampadine da 5, eh?
però prendiamo il prezzo più basso, una per l'altra 3 euro, 3,50 euro. Allora avete due possibilità: ne comprate una, la pagate 1,69, la metà giusta, la metà, un prodotto che serve, di estrema utilità. Se invece volete pagarne e volete comprarne 5, le pagate 6,95. Poco più di 1,20, 1,30, quello che è, un terzo del prezzo. Parliamo di Samsung. Parliamo di lampadine Samsung. Lo vedi qua, lo leggi? Si legge, Franco? Sì. Benissimo. Ce ne sono divisi nei nostri negozi più o meno 100.000. Allora, da Inese a quel prezzo che vi ho detto, Samsung, capitevi bene, le lampadine è uno dei prodotti più usati e più di largo consumo. Quindi ne prendete 5, fate la scorta, anziché spendere 15-20 euro, spendete 6,90 euro. Alla cassa c'è il 6% sempre, eh? Quindi abbiamo iniziato bene dicendo, per gli amici ritardatari alcuni prodotti rimangono ancora in meno 30 su prezzi già scontati per tesserati. Cercate alcuni prodotti, in più nuovi arrivi con prezzi particolari. Avete visto i pantaloni da moto da Inese 220,49 euro. È da shock, ci credo, altro che shock. Ma non è finita, tante altre cose. Facciamo passare Franco, io vado in un'altra postazione. Bye bye, arrivo. Ci siamo? State lì, eh? La notte è piccola per noi, troppo piccolina, ma quando guardo che ballar. La notte è piccola, ma ci vedete anche di giorno. Alter moment. Veniamo con Pierre Cardin. Pierre Cardin, appena arrivati, frutto di stagione, uomo o donna, scusate, prego? Uomo. Uomo, uomo, dopo andiamo con la donna, non sottovalutiamo le donne. Pierre Cardin, 60 euro, 34,90. Due colori, guardate che bella questa. Questa è tegna, ma ne metto una anch'io però, eh. Un bel Pierre Cardin con i jeans. Non c'è solo Pierre Cardin, con tutto il rispetto, eh. Là abbiamo le grandi marche che poi andremo a vedere. Ma attenzione, sono solo due per magazzino, per Public Store. Guardate questa statua, io dico da museo. Raffigura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cavalli in un tronco decorati a mano su radici di mandrovia. Allora, capisco che in un mondo locale da 30 metri quadri non ci sta, però non bisogna essere ricchi per aggiudicarsi questo tronco di mandrovia lavorato a mano raffigurante 7 cavalli, 1 e 2, 1200 euro ne vale molto di più, va bene? 6, no scusate, 4,80, quasi un terzo. Pensate, un regalo da sposo alla vostra amica, alla zia, all'amante, alla suocera, quello che volete voi. Un vaso normale costa più di 250 o 300 euro. Pensate, 480 euro una cosa così. E con 340 euro, guardate, questa faccia da cavallo, vi vedete con tutta la chioma, legno di mandrovia scolpito a mano, lucidato a fuoco. Due pezzi. Non è che qua devo fare il televenditore, ma sono prezzi simbolici da prendere e portare via al volo. Un'altra cosa, devo dire qua siete stati bravi, perché erano arrivate 323 lavatrici, ne sono rimaste 8 per magazzino. E vabbè, io le faccio vedere ugualmente. Allora amici, se arrivate al mare sappiate che in questo caso una Uber lava asciuga
da 600 euro. E io vi dico un prezzo, ma vorrei che voi, proprio perché Public Store ormai è una realtà che esiste da anni, voi andiate a verificarlo, ma è giusto, fatelo, non è un'offesa a chi, venite a dire, ecco la sigla, voglio vedere bene, prezzo migliore 599, voi la pagate 3,98, 110 euro in meno su una lavatrice, è tanta roba, direbbero le mogli dei calciatori, ma lo diciamo anche noi, tanta roba. Ne sono rimaste 3, 4, 5. Lasciamo qua. Fate presto perché, oh, qua me l'ha ricordato l'Ilaria, la cappa di Lodi. Ricordatevi che Public Store, la merce più o meno simile con qualche novità in più la trovate a Lodi, praticamente Cornigliano Laudense, la trovate al centro commerciale Est Voghera, la trovate a Verano Brianza, la trovate a Legnano, insomma Public Store circonda Milano e la metropoli. Alpina è un marchio svizzero, guardatelo qua. E allora, già il prezzo speciale 84, una friggitrice ad aria di 2 litri, la pagate a poco più di 60 euro meno 6%. Parliamo di Alpina, grande marca riconosciuta a livello internazionale, 100,79 euro. Sono sempre prezzi, quando dico 100, alcuni la vendono a 120, 130, noi prendiamo il prezzo migliore e lo scontiamo. E lo scontiamo. Io vediamo un po', vi ricordo. Ah, beh. Venite qua. Tanto per non gufare. Ma che bello il gufo. Questo lo porto a casa, eh. Andiamo all'Alessandra. Dai Alessandra, tienilo. Allora, i nostri materassi matrimoniali hanno avuto un grosso premio, hanno un grande pregio, sono fatti come Dio comanda, con tutto il rispetto di Dio, il modo di dire, dove sono fatti con strati speciali, sono chiamati silver se non sbaglio, che è il top dei materassi. Pensate che il matrimonio, il singolo, lo pagate 169, eh? 180, così basso, l'avete abbassato ancora? Eh? Avete tenuto il prezzo vecchio della formula meno 30. Il matrimoniale dov'è? È questo? Il matrimoniale a 2,99, un matrimoniale materasso Silver Project. Mamma mia ragazzi, c'è anche lo sconto tessera del 6%. Vi ho già detto tanta roba, mi scuso per gli amici che sono abituati ad avere un babbo forse un po' grintoso, ma i momenti bui nella vita capitano a tutti. Sapete che bello dire, è un momento che mi sento un po' così e passerà. Qualcuno dice, ma è un attimo di debolezza. No, non siate deboli, scusate, non mi sento psicologo, mi è uscita così. Ma quando avete qualcosa che non va, vivetela, poi passa. Vivetela con forza, vivetela con carattere. Perché fare in un bocchetto, in un bocchetto, non serve niente a nessuno. La vita ti dà piccoli dispiaceri, ma se sei forte e tu sei forte, ti dà anche tanta gioia. E beh, adesso qua, attenzione, anche qua un'altra cosa particolare, eh? Allora, immaginate l'impossibile. Ma cosa vuoi dirci? Ma io dico l'impossibile perché non è possibile. Che cosa, Roberto Bappo o Barba Bappo? Allora, guardate questa pentola a casseruola 26 centimetri con coperchio. Vi faccio vedere una piccola cosa, vedete il manico? Il manico è presso fuso, non c'è la vite dove si incastra il cibo. Pezzo unico, guardate voi, Royal Quebec, guardatela. Bene, coperchio Pyrex se non sbaglio, eh? La valvola di sfogo, le impugnature sono antiscotto, eh? Guardatela qua.
una pentola così del 26 confezionata ad una le vendevano a 39 euro, per essere precisi 34,90. allora vogliamo giocare un attimo quanto vendiamo questa pentola casseruola 26 centimetri confezionata una a una. Ve lo dico subito: 11,90, 11,90 meno il 6% la cassa. Non consideratelo un prezzo, ma non voglio dire neanche regalo, usare, guardate, sapete che io sono di estrazione contadina, pane pane, vino al vino. Consideratelo un prezzo neanche per tesserato, un prezzo assurdo e irripetibile. Non ditemi poi qualcuno, ne posso prendere tre, prendete anche 10, finiti siamo a posto. Personalmente vi consiglio di prendere almeno un paio, ma poi dite, dopo il 26 abbiamo il 24 e abbiamo il 20, sempre confezionate ad una, con misure diverse. Allora qua veramente non cascalasino, cascalassella e tutto quello che c'è sopra. 44, 34, 9,90 euro. Confezionata del 24. Mi fermo e ragiono, perché posso solo ragionare e stupirmi. 9,90, chiaramente anche il 20. Se pensate, 9,90, 9,90, 18 con 29, neanche 30 euro, scusate, prendete questa serie di pentole, una, due e tre. Diceva, caro amico, un nostro artista, non ci resta che piangere. Ve lo ricordate il film? No, io voglio ridere, soddisfatto, perché un giorno non avrei mai pensato che il gruppo Public Store produsse o avesse prodotto, scusate il termine, poco più di 400.000 tesserati. Dopo anni di permanenza ce lo siamo meritato, ma quando si dice i negozi Public Store sono pieni, che bello, siamo felici, ma siete voi che fate la felicità dell'acquisto, la felicità dell'ascolto, la felicità del prodotto, la scelta. Quando oggi dai qualità, il prodotto qualità rispetto il prodotto proporzione prezzo qualità c'è, la gente ti prende. Ma a proposito di prodotto qualità, adesso vi porto nel settore Public Grip. Ho detto settore Grip, ero Franco Tonelli, il nostro Franco Tonelli, un giorno lo inquadriamo anche lui, sono 40 anni che mi sopporta. La mia Ilaria, la capa di Lodi, poi c'è Super Capo Andrea, che poi se non nominiamo lui, esatto. Mi dice, vieni solo, ti faccio vedere una cosa che sta andando a ruba. Questo capo è Richmond. Questo capo è venduto normalmente a, c'è il microfono, a quanto? 250. 250. Cosa lo pagano? Quale settore grip? 119 euro, da meno? Contare il del 30. Allora, l'ho fatto dire a lei. Come no? Come sì o no? Cosa dite voi là? Eh? Cosa dice Alessandra? No, sì. E allora, su, ti sembra poco? Sembra che faccio il cinema, no? 119 meno il 30, 80, quant'è? C'è scritto, quant'è? 80 euro. 220, 83 euro. Allora, un capo della Richmond, tieni un attimo, fino a usurimento, i capi che vedete, non vi dico le grip, immaginate le grip più costose nel mercato nazionale e internazionale. Immaginate, questo è primaverile, estiva, non lo so, mettetelo io, fate quello che volete, 80 euro anziché 220. Non vi dico nient'altro, c'è l'intimo che va a ruba dell'iceberg, è vero?
iceberg. Beh, insomma, sono mutande o sono tutte e due i tipi? Parliamo dell'iceberg. Io vi dico che uno slippino iceberg, sono uno o due? Due. Due. Due vengono venduti normalmente a 49 euro. Però quando vi dico, c'è anche cavalli, quando vi dico a cavalli a 49, iceberg uguale, più o meno, iceberg bipack, sentite, quando vi dico un prezzo, vi fate un regalo, voglio vedere l'iceberg bipack quanto viene venduto normalmente, ma non voglio ascoltare Roberto Bappo o Barba Bappo, voglio verificarlo, ma è giusto, ecco dov'è il successo Public Store, andate a vedere il prezzo migliore, 39 o 49, dipende dal modello, lo pagate poco più di 19 euro, lo pagate 19 euro, due iceberg, io vorrei che voi, ma andate, quando dico sì ma non osa, verificatelo, perché verificarlo dà la gioia a voi ma la dà anche a noi, non manca molto, vi ho fatto vedere tanta roba, ma stai lì, mi è venuta un'altra idea. Hola, beh, qua abbiamo aceto balsamico Fini di Modena, non voglio neanche dirlo perché i bancali finiscono velocemente. Qua abbiamo i troppo buoni, bomba pugliese. Anche l'amico Camera, o voi che siete all'ascolto l'avete presi, è uno dei prodotti più venduti a Public Store. È un, cos'è, un sugo? Ditemi. Ah, la manna pure sul pane piccantino, mi dice il Camera, che buono. Sì, venduto a 5,90, 2,99, buono anche il prezzo, alla faccia. Andiamo avanti. Qua abbiamo i Priarielli. I Priarielli, altro prodotto top. Prodotto da 5,90 a 3,49. Qua siamo nel settore alimentare, avete visto che c'è di tutto. Non riesco a parlarvi di tutto qua nel settore alimentare. Vi faccio vedere solo alcune marche pregiate. Guardate questa Senape Ends, guardatela. L'altra volta vi ho detto il prezzo, 2,49 fuori 3,49. Mi dicono no, costa 4,90 fuori. Ma vabbè. E qua arriviamo al prodotto dell'anno. Vediamo un po'. Questo prodotto ha il collagen, ti disseta, ti rende la pelle più bella, è il prodotto del momento, lo usano tutti, è una bevanda molto importante. La si vendeva a 3,50, eh? Sì. 3,50, benissimo. O sete, ne bevo un po', chiaramente buona, ne prendo tanta. 3,49, 1,49. Lo tengo qua, se no la gente dice che l'ha bevuto, il Bappo. 1,49. Fate la scorta, perché poi che ne più. Potrei parlarvi del Pop Caffè. Dove sei andato, Franco, con la telecamera? Prima gli uccelli? Ti ho guardato, non eri? Ah, stavi guardando lì. Quando c'è qualcosa, un conduttore, no, l'immagine è sporca, l'hai inquadrata male, ma chi se ne frega quando parli con la gente, la cosa più bella, la naturalezza. Allora, vi dicevo che di alimentare ce n'è a iosa, il Pop Caffè, i vini, mica i vini, però voglio dirvi, qua vorrei chiudere perché di bellezze e di novità ce ne sono tanti, ma vi ricordo, quando verrete, più di 200 prodotti nuovi, anche biscotti, di tutto di più, caffè, dolci, friare, insomma, di tutto di più. I prodotti, caro Andrea, che sei di là, ascolti, sì, sono Dunlop e Alpina. 200 prodotti nuovi che troverete quando verrete a trovarci. Devo salutarvi, abbiamo finito, vi voglio bene, scusate della voce, forza Public Store, forza, forza amici tesserati, unici, vi voglio bene, alla prossima.